Passiamo ad altro genere di notizie, uno spettacolo unico al mondo che ogni volta stupisce il passaggio del sole attraverso lo gnomone del Duomo di Firenze. L'inviata Roberta Badaloni. Veniamo dall'America e mia cugina mi ha detto che oggi c'è qualcosa di speciale. Lo sguardo in alto verso la cupola del Duomo di Firenze, appuntamento con il sole in un passaggio che compie solo 4 giorni l'anno. È dalla seconda metà del XV secolo che da una piccola bronzina posta sulla finestra sud della lanterna della cupola brunelleschiana viene catturato un raggio di sole che serve per studiare il suo movimento. Sono passate da poco le 13 ed ecco i raggi entrare nell'anello in bronzo che si trova a 90 metri di altezza. Un disco di luce appare all'interno della Basilica di Santa Maria del Fiore. Inizia l'atteso percorso, la parete, il pavimento, dove veloce raggiunge la meta, la meridiana, una linea con misurazioni astronomiche. È veramente impressionante, insomma. Non ti aspetti né la velocità e io non mi aspettavo nemmeno la precisione circolare. Uno strumento di misurazione realizzato 5 secoli fa da Paolo dal Pozzo Toscanelli per misurare il tempo in inclinazione della Terra. Celebrato nei tempi, decantato nei film come Indiana Jones, dove serve a trovare un tesoro nascosto. Un genio antico superato dalla tecnologia che conserva la sua precisione.